girando Fratelli Unici. Sono due fratelli, fratelli coltelli. Che non si vedono da tantissimi anni, proprio perché hanno litigato, si odiano. Si sono persi per delle vicissitudini legate al fatto che anche se si nasce dalla stessa madre, non è detto che si sia uguali. Pietro è un medico particolarmente duro nei confronti della vita e di tutti quelli che gli stanno intorno. E Francesco invece è la pecorella smarrita, quello che ha fatto tutto quello che non si doveva fare. È svedese, loro si vestono sempre così. Cornetto? Per un motivo molto pratico, cioè un incidente, io perdo la memoria, il mio personaggio perde la memoria e Francesco è costretto a starmi dietro. Perde la cognizione della realtà, non sa più come si usano le cose, no? Torna bambino. Il cane? No, il cane no. Cioè passiamo, lui si fionde, io lo raggiungo. Il cane? No, il cane no. No, il cane no. No! Sostanzialmente questo incidente li obbliga a riscontrarsi e li obbliga a doversi riconfrontare di nuovo, quello che non volevano più fare. Ritorneranno a essere dei buoni fratelli? Lo scoprirete solo andando al cinema. Tu non puoi mandarlo in clinica, è tuo fratello! Io non me lo tengo, mi distrugge casa, ma poi è tuo marito! È il mio ex marito, a causa tua. Ex fratello, a causa tua. Ma che gli racconto a Gustavo? È tutto molto complicato. Lei è una donna separata. Ha una figlia avuta molto giovane. Si è lasciata molto male con il suo ex marito. Si sta per sposare. Perché la situazione anche lì è particolare. È in realtà una storia di affetti interrotti, come spesso nella vita, no? Deve succedere qualcosa di o drammatico, o tragico, o un imprevisto. Bisogna perdere la memoria per ritrovarla, ecco, forse. Ma che cos'è l'amore? Ancora! Basta, rilassati, beviti una cosa. L'amore è quel sentimento che ti rende la vita leggera anche quando è pesante, che non ti fa sentire il tempo che passa anche quando passa. Questo è l'amore. Infatti sei da sola. Anche tu? Me lo confondi. Perché mi confondi? Francesco rieduca anche sentimentalmente il suo fratello smemorato. Cioè, sentimentalmente è un parolone, ma lo aiuta a ricordarsi come si fa a entrare in contatto col genere femminile. Due cose ci hanno dato i nostri genitori. La faccia da bravo ragazzo e lo sguardo da figlio di puttana. È stato un bel percorso anche mio interno a ritornare un po' a riavere tutta quella curiosità che comunque molto spesso abbiamo perso, no? La curiosità dei ragazzi, la curiosità dei bambini che comunque continuano a guardare le cose come se fosse la prima volta. Noi ci siamo un po' abituati a tutto, quindi non abbiamo più quello sguardo vivo, uno sguardo che guarda, è uno sguardo un po' più passivo. Il personaggio di Raul è un personaggio molto tenero. Raul è meraviglioso. A un certo punto ho iniziato a vedere Raul con un affetto sincero, per quanto e come ha lavorato bene su questo personaggio. Dai, sbrigati! Cosa fai vestito così? Eh? Ma poi con la mia roba addosso, scusa. Andiamo ad allenarci, no? No, io mi vado ad allenare. Se ti vuoi riposare, riposati. No, io non so. No. Devo dire che in questo è molto bravo Alessio Federici che coglie e prende tutto quella sintonia, quell'alchimia che c'è tra me e Luca. Io amo la commedia, indubbiamente, amo la commedia ma anche come stile di vita probabilmente e credo che l'improvvisazione nella commedia sia una cosa fondamentale. Devo dire che con Raul si è creata una vera e propria dinamica fraterna. È talmente naturale, talmente bello, pieno di energia e di complicità che questo funziona. Ci siamo molto trovati, siamo credibili ma non tanto per ragioni estetiche quanto proprio per ragioni emotive. Partito 126, 4 prima.
se parlo così della fratellanza in generale, uno pensa alla propria e al bene che voglio alla mia sorellina. E io sono il fratello più piccolo, quindi quello più coccolato, viziato. Io ho un fratello, quindi se tu mi dici fratello, mi viene in mente mio fratello. E anche, non l'ho scelto come fratello, ma non vorrei avere nessun altro fratello. Fratelli io non ne ho proprio avuti, quindi questo film per me è stata anche una bella esperienza conoscere la sensazione di avere un fratello, no? Ho dei fratelli, sì, tanti, troppi. Siamo in otto fratelli. Con il tempo, diciamo, invecchiando insieme, siamo anche diventati non solo fratelli, ma anche amici.